Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati qui sul mio canale con questo mio nuovo episodio dedicato alle mod su Dragon Ball Xenoverse 2. La mod di oggi sarà dedicata a Vegeta nella sua modalità Kaioshin. Questa mod ragazzi mi è stata consigliata da uno di voi e più precisamente da Simo l'Ultra Istinto Saiyan Leggendario, che ovviamente ringrazio perché mi ha dato la possibilità di provare questa mod. Adesso ve la farò vedere in allenamento e poi andremo a fare qualche battaglia con questo bel personaggio. Come vedete abbiamo Vegeta però con il fisico del Super Saiyan alla massima potenza, quello che ha usato contro Cell dopo che quest'ultimo, cioè Cell, aveva assorbito C17. Invece qui lo abbiamo in versione, diciamo, base, col potere della Kai, l'orecchino che Lord Beerus gli ha dato per far capire a tutti che lui è praticamente, cioè Vegeta, un discepolo del dio della distruzione del settimo universo. Adesso partiamo subito. Allora, selezioniamo lui e come avversario, casualmente possiamo scegliere anche Kefla. Amici miei, mi raccomando, spolliciate più non posso per l'episodio ed inoltre, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche così da non perdere nessuno dei prossimi episodi. Allora proviamolo qui sul ring del torneo del potere. Ok, allora, ve lo faccio vedere da vicino. Come direbbe Junior, questa mod, ragazzi, emana un'aura potentissima, anzi, strabiliante. Allora, andiamo a vedere subito come si comporta. Quadrato. Triangolo. Questo era quadrato, triangolo. Ok. La presa. Magari più vicino, Dani. Le sferette. Ok, ora vediamo le tecniche. Abbiamo lo scisma distruttivo, beh, carina dai, con questo effetto praticamente la tiene con il potere della distruzione, invece Toppo proprio lo stringeva con la mano. Poi il lampo finale vendicativo. La sfera Kai. Allora, l'ultimo è lo spirito inesauribile che ho dovuto mettere perché per quanto... Anche se il programma mi installava la mod normalmente, quando andavo a provarla al posto dello spirito inesauribile non c'era nulla. E allora ho voluto aggiungergli una tecnica di ricarica dell'aura. Poi abbiamo l'esplosione distruttiva come evasiva.
Ed infine le ultimate, che sono l'onda Galick, che sembra una tecnica di Re Vegeta di Tenkaichi 3, e poi la fissione distruttiva di Zoppo. Ok amici, allora questa è la mod di oggi e adesso andiamo a provarla in combattimento. Eccoci qui con la prima battaglia. Allora, il nostro avversario sarà Goku Mui, quindi ultra istinto completo. Vediamo chi la spunta tra il potere della distruzione e il potere angelico dell'ultra istinto. Beh, per ora lo stiamo massacrando, ragazzi. Ok, mancato, preso. Via, cavolo. Volevi Goku, e invece no. No, questa l'ho sentita. Ok, primo scontro andato, adesso passiamo alla seconda battaglia. Per quanto riguarda la seconda battaglia, il nostro avversario sarà un'altra mod, cioè Vegetto o Vegeta Kaishin. Quindi sono due le cose, o la spuntiamo o le prendiamo di brutto. Ma che cazzo? Ok. Buono. Allora. Bon, dai, l'altra mod se la sta cavando egregiamente, direi. Cacchio. Non esageriamo però, eh. Vediamo di finirla. No, è esplosa senza colpirlo però. Porca paletta. L'ho colpito invece stavolta. Benissimo ragazzi, allora siamo giunti alla conclusione dell'episodio di oggi. Spero che il video e la mod vi siano piaciuti. Ringrazio ancora Simo per avermi proposto questa mod, oltre al fatto che era una mod fatta per se stesso, quindi grazie ancora. Vi invito a lasciare un bel like all'episodio ed inoltre, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche così da non perdere nessuno dei prossimi episodi. Grazie ancora amici miei, noi ci risentiamo al mio prossimo video. Ciao ciao e grazie!